Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono le 17 e 19 in questo sabato pomeriggio della Milano Music Week. Benvenuti all'ultimo incontro della serie Milano Music Week Incontra, cioè gli incontri con gli artisti, il che non vuol dire che la Music Week sia finita perché abbiamo ancora un sacco di cose che si possono seguire stasera e tutto domani, tutto domenica. Sul nostro sito milanomusicweek.it c'è tutto il programma con tutti gli eventi, tutti gli incontri, tutte le cose che si possono seguire. Ma il nostro, diciamo, fil rouge tra gli incontri con gli artisti non poteva che finire. Ci tenevo che, diciamo, l'ultimo incontro, last but not least, diciamo, l'incontro headliner, se vogliamo dire, di questa settimana, fosse con in qualche modo l'artista italiano dell'anno, e cioè Antonio Diodato, al quale diamo il benvenuto. Ciao Antonio, come stai? Ciao Luca, ciao a tutti. Bene, bene, dai. Bene, perché in questo periodo poi ormai abbiamo imparato a dare un altro peso alla parola sto bene, alla frase sto bene, quindi devo dire che Certo, sto bene. certo. Allora, intanto ricordo a tutti che potete mandare delle domande, scriverle semplicemente nello spazietto che vedete accanto alle nostre facce, e ci arrivano direttamente qua le domande per Antonio, quindi poi le possiamo leggere. Allora, noi qui arriviamo, ci stiamo vedendo alla più o meno ideale chiusura di un'annata straordinaria. Cioè, tu hai cominciato questo 2020 sfigatissimo per tutti, nel senso che comunque è stata una roba che ci è arrivata addosso come alle ghigliottine. Hai cominciato per te con vittoria al Festival di Sanremo, poi Davide Donatello, 2 settimane fa Best Italian Act, miglior artista italiano agli MTV Awards europei. Mamma mia, ragazzi, tutto sembra che fosse come baciato dal sole quest'anno, no? Beh, devo dire, artisticamente è stato pazzesco. Tu lo sai perché mi conosci da un po' di anni. Vengo da un percorso poi molto, 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 molto lungo, in cui non ho mai vinto un premio. In cui non ho mai... No, in realtà no, l'avevo vinta anche in passato, però questo è stato sicuramente l'anno un po' del riconoscimento, forse anche proprio di quel percorso lì, che poi è la cosa forse più bella, perché tra le cose più belle che ho letto c'era sicuramente anche questa, cioè il veder riconosciuto un percorso anche vecchio stile, cioè quello proprio della gavetta, dalla cantina, perché ho iniziato veramente nella cantina di questo mio amico, fino ai pub, i locali, poi pian piano i club, se cose sempre più importanti. Anche se, non che non fossero importanti i pub all'inizio, perché forse è proprio lì che mi sono formato, però è stato un anno questo qui in cui in qualche modo sono riuscito a raccogliere tantissimo, nonostante le difficoltà che tutti noi abbiamo dovuto Certo, affrontare ma quest'anno. guarda, effettivamente è un percorso logico, no? Se io devo pensare a tutte le volte che ti ho visto suonare dal vivo, dal primo concerto al 75 Beat di Milano, dove probabilmente eravamo 10, poi al 15, dai, 15. 15, poi al Bico, dove già eravamo una cinquantina, sessantina, poi invece alla Santeria, quando tu lanciasti uno dei tuoi album. E ecco, quello lì fu il momento in cui, nel frattempo eravamo passati da MTV New Generation. Tu avevi vinto il nostro MTV New Generation nel 2014, quindi lì si sapeva. Però ecco, per esempio, quella volta lì alla Santeria, che era già tanta gente, no? Cioè, si capiva che stavi crescendo. Lì io il pensiero che ho avuto, uscendo da quel concerto, è: ci manca il centesimo per arrivare al dollaro, no? Cioè, ancora qualcosa, e che magari erano, che ne so, delle canzoni diverse, più mature. Cosa ti ricordi di quel momento lì? Beh, lo ricordo sicuramente come un momento importantissimo perché presentavo Cosa siamo diventati, che era il mio secondo album, ed era un album che raccontava già un cambiamento proprio di vita, perché mi ero trasferito a Milano, avevo cominciato a
a lavorare anche con un team diverso. Avevo incontrato Carosello, quella che è attualmente la, la mia etichetta, e questa cosa qui aveva portato ovviamente dei cambiamenti anche nella, proprio nella mentalità e nell'approccio a questo mio lavoro, no? Al lavoro proprio anche della produzione musicale. E lo ricordo molto, ricordo che in quel momento ho cominciato ad amare un po' di più anche Milano, perché finché non ci sono andato a vivere ho sempre avuto con Milano un rapporto anche di conflittuale, perché era un po' la città delle, delle porte chiuse, era la città in cui andavo a parlare con i discografici e non andava mai bene, no? Quello che facevo, e invece pian piano questa cosa è cambiata, ed è cambiata probabilmente, sì, hai ragione, perché sono maturato anch'io, perché sono arrivate anche delle canzoni importanti, perché forse sono riuscito a mettermi un po' più a fuoco a tutto il lavoro di produzione musicale, ma proprio la scrittura di canzoni mi è sempre servita per provare a capire meglio chi sono. Quindi... Sai che noi ci chiamiamo Milano Music Week, quindi è un evento che di solito nel mondo normale, nei tre anni precedenti, si è svolto in una città. Quest'anno naturalmente, visto che è tutto online, si può seguire da ovunque nel mondo, per cui diciamo ha travalicato i confini, però comunque... Questo è un po' il senso di Milano come, come capitale della, italiana dell'industria musicale. Però effettivamente, come tu dicevi prima, io mi ricordo, diciamo, nel tessuto musicale romano. Mi ricordo una serie che ci siamo incontrati in cui eri con Giuliano San Giorgi, con Federico Zampaglione, cioè tutto questo mondo di persone che gravitava attorno. C'è una grande differenza, tu che le hai vissute tutte e due, le realtà? Chiedo. Sì, cioè... C'è una differenza sicuramente di approccio, anche se io devo dire che ho vissuto poi, anche grazie all'Angelo Mai, che era, è questo teatro importante, no? Proprio del, presente nella città di Roma, è questo luogo anche di sperimentazione, ed è stato un luogo che ha permesso anche l'incontro, per esempio, tra queste due grandi città. Cioè, c'erano tantissimi musicisti della scena milanese che venivano all'Angelo e con i musicisti romani creavano dei concerti incredibili. Tu da poco ne hai visto uno dedicato a Lennon, e anche lì c'era, c'era quel nucleo lì. C'era Fish e Sebastiano Forte, sì, sì, certo. L'era, c'erano queste due città e queste due visioni anche della musica, ma più che altro della vita, perché poi la musica è specchio della vita, è racconto di vita, e quindi è normale che anche lì ci siano degli approcci un po' diversi. E devo dire quindi che crescendo sono stato contaminato un po' anche da due modi di pensare, motivo per cui poi quando sono riuscito a entrare anche nel tessuto sociale milanese mi sono trovato molto bene poi a lavorare musicalmente a Milano. E tra l'altro questo album qua, guarda che meraviglia avere in mano il vinile, è proprio un disco, l'ho riascoltato parecchio in questi giorni, e tu sai, ti rendi conto che è un disco di cui non ti libererai mai, nel senso che è un album, è l'album importante, ma guarda, a partire dalla copertina, posso dire, cioè, questa qui è una copertina di un disco importante, perché comunque non è casuale, cioè è una... C'è una ricerca anche grafica, c'è addirittura quasi una premonizione di un mondo tranquillo in cui sta per arrivare una bomba. me l'hanno detto questa cosa qui. In realtà io penso poi la vita sia sempre così, no? Sia sempre carica di imprevisti. A volte, e l'ho sottolineato più volte quando ho presentato l'album, quella bomba lì può essere una bomba positiva, è qualcosa che comunque ti sconvolge la vita, è a volte nel bene, a volte nel male, ma si chiama Che vita meravigliosa proprio perché sono arrivato a pensare a un certo punto che nonostante tutte le difficoltà che io stesso ho incontrato nel percorso di vita,
valga la pena viversela al massimo, no? Questa vita, provare a viverla al massimo. Quindi è un album importante per me e sì, probabilmente me lo porterò avanti a lungo, ma si chiama Che vita meravigliosa, quindi ero già partito con il titolo a sottolineare una certa importanza, almeno per me. Cioè, uno di quei dischi che secondo me tra 20 anni farai il tour del ventennale di Vita Meravigliosa. Sai come si fa con i dischi importanti? Però, tra l'altro, riguardando diciamo, nella fascetta interna del disco, perché non ci dimentichiamo, amici, che i dischi sono belli anche per essere letti, perché quando uno ha un disco in mano fisico, poi se lo può studiare. I musicisti pazzeschi che sono in questo album effettivamente fanno parte delle diverse realtà di Roma e Milano, perché vediamo Fabio Rondanini, per dire che, no, che è diciamo una colonna, però c'è Daniel Plants, però c'è Adriano Viterbini, insomma, quindi te li sei scelti anche molto bene. Sì, sono sicuramente tra i migliori musicisti italiani e soprattutto sono poi delle persone, ho questo vizio di scegliere comunque di lavorare sempre con delle persone con cui mi trovo umanamente molto bene, perché credo il nostro poi sia un lavoro basato molto su delle vibrazioni che senti, no? Sulla percezione. E sono tutte persone che potrei definire, sono amici anche, ma sono poi persone molto belle, persone con cui è bello stare in studio, è bello lavorare ed è bello anche aprirsi e provare è bello farsi contaminare da queste persone, da questi artisti eccezionali, perché poi, ripeto, sono dei musicisti incredibili che ho avuto la fortuna di conoscere e di incontrare in questi anni. E quindi quando poi mi sono trovato a dover registrare assieme a Tommaso Colliva, abbiamo deciso, insomma, di chiamare i nostri amici, che per fortuna sono dei musicisti eccezionali. E tra l'altro, una delle forse il primo, comunque una delle prime cose che sono state prodotte nel nuovo studio di Tommaso Colliva, che esattamente un anno fa alla Milano Music Week è stato presentato, diciamo, pubblicamente, per cui insomma un altro di quei bastioni importanti musicali della città di Milano. A proposito di Fammi dire che la copertina poi è stata lavorata da Paolo De Francesco, che è veramente un grandissimo artista anche lui, a cui ho rotto le scatole in maniera perché io poi sono uno di quelli che ovviamente sente ogni album come una pietra importante, no? Della propria casa e quindi vado a curare molto anche i particolari. Quindi non è facilissimo poi a volte lavorare con me perché sono Pignolo. po' pignolo in queste cose, però devo dire che il risultato sono molto felice. No, no, è molto bello. E poi anche appunto in previsione di questo nostro incontro di oggi pomeriggio l'ho riascoltato più volte ed è proprio un album da ascoltare, da mettere lì e ascoltare dall'inizio alla fine perché comunque è un bel percorso sonoro. Come del resto è il tuo concerto, perché insomma tu sei stato uno dei pochi ad avere, diciamo, il coraggio e prenderti la briga di uscire, di andare in tournée l'estate scorsa in un momento difficilissimo, con una produzione importante, con 8 persone sul palco. Quindi anche quello è stato come dire, non era obbligatorio farlo, molta gente non se l'è sentita, invece tu l'hai fatto. Sì, l'ho fatto, ovviamente ci ho pensato tanto, anch'io, penso come poi tutti i miei colleghi, perché comunque venivamo da una situazione molto, molto particolare e unica, e quindi anche quest'idea del distanziamento, del dover fare dei concerti con la gente distanziata, vedere arrivare tutti con le mascherine. Insomma, non ci ho riflettuto un po', però era talmente tanta la voglia di condividere poi tutto ciò che mi era successo, anche tutti quei riconoscimenti che stavano arrivando, tutto poi alla fine, a mio avviso, trova un senso
con i concerti. È il momento in cui ciò che canti ritrova vita, ciò che canti si trasforma e ti ritorna indietro, appunto, con una forma nuova, e ti permette di tornare a emozionarti tanto anche proprio con la tua musica. Dà senso a tutto, appunto. Quindi ci tenevo tantissimo e ci tenevo in un momento come questo, di grandissima difficoltà per tutti noi, ci tenevo a condividere le cose belle che mi stavano accadendo, la cosa bella che comunque mi era accaduta in un anno così assurdo, con più gente possibile, e qui torno a quel nucleo familiare che poi cerco di crearmi sempre intorno, con artisti e con persone con cui lavoro da tempo, alcune altre che ammiravo e che avevo scoperto anche da pochi mesi. Vedi appunto Greta Zuccoli che mi ha affiancato in tutto il tour, ma E anche che ci auguriamo di vedere a Sanremo Giovani e speriamo, no? Sì, speriamo, lì, mi certo. darebbe tantissimo. E poi Beppe Scardino, per esempio, che aveva lavorato con noi all'album, e poi Rodrigo De Ramo, Rodrigo, Rodrigo aveva l'orchestra a Sanremo, no? l'orchestra, sì. E Sì. quindi mi è sembrato, non so, ho sentito proprio la necessità di far fluire tutta questa energia in alcuni concerti, e sono felicissimo di averlo fatto, perché ho vissuto delle emozioni pazzesche, e mi arrivavano soprattutto dalla gente, dagli sguardi, dalla voglia di tornare a vivere che percepivo in quegli sguardi lì. E sono stati veramente dei concerti magici, motivo per cui non vedo l'ora di poter tornare a fare dei concerti dal vivo. E speriamo presto di poterlo fare anche tutti belli ammassati, senza paura. Certo. Nel frattempo stanno arrivando delle domande, dopo ne leggiamo alcune, però questa emozione di cui tu parli del tour di quest'estate, immagino sia diciamo, il contenuto principale di questa docuserie che sta per uscire, uscirà su Rai Play il 29 novembre, per cui esattamente tra 8 giorni, che si chiama Storie di un'altra estate, quindi voglio dire, dal titolo evincerei che di quello si tratta. Che cos'è? Raccontacela. No, sai cosa è accaduto? È accaduta una cosa molto particolare, un po' come tutto quest'anno poi per me. Pian piano si è andato a delineare questo tour, che ovviamente, come puoi immaginare, è nato tra mille incognite. E quindi ogni volta eravamo sempre attentissimi anche nella comunicazione, perché gli imprevisti erano dietro l'angolo. E a un certo punto si è creato questo tour che, involontariamente, perché non avevamo, cioè ovviamente la mia agenzia OTR lavorava per questi concerti, però involontariamente è partito proprio da Aosta. Cioè, casualmente la prima data è stata di Aosta. Aosta è la città in cui io sono nato, perché io sono nato casualmente ad Aosta. Il caso mi riportava ad Aosta. È come che se le cose ad Aosta succedono sempre per caso, comincia un tour per caso, ok. E quindi mi è sembrato un segno, mi è sembrato qualcosa di importante. E poi proseguiva toccando città come Roma, Milano, per arrivare a Taranto, passando poi per la Sicilia, con due concerti in luoghi magici davvero. Però questa cosa qui, e poi il No Borders, comunque, questo per dire che in qualche modo questo tour attraversava un po' la spina dorsale della mia esistenza, tutte città in cui avevo vissuto e avevo incontrato persone importanti. E allora abbiamo pensato potesse essere l'occasione di un racconto. Un racconto, sì, di quei concerti lì, ma fino a un certo punto. È più un racconto di un vissuto, delle emozioni
che ho provato prima e dopo quei concerti, ma anche un racconto fatto di incontri con delle persone che sono state importanti per la mia carriera, ma anche proprio per la mia crescita umana e anche per i luoghi che mi hanno permesso di crescere. Quindi sarà abbastanza ampio come tipo di racconto e di temi che andremo a toccare, ma c'è un filo conduttore, credo sia poi quello della bellezza, che è una parola che uso tantissimo, ma perché a un certo punto della mia vita ho deciso, indipendentemente poi dai traguardi che mi ero prefissato, ho deciso di cercare bellezza, di circondarmi il più possibile di bellezza e di condividere quella che avevo la fortuna di trovare poi nel percorso, di condividerla con tutte le persone che lavoravano con me, le persone che vivevano con me. Quindi c'è un po' tutto questo in questo racconto. Senti, quante puntate sono? Saranno 8 puntate, ma molto brevi, di circa 15 minuti, quindi in realtà si può vedere volendo una giornata, te lo vedi tu. Sì, sì, che poi è il formato più adatto alle piattaforme come RaiPlay, dove tu puoi decidere di vedertele tutte in una sera, oppure te le vedi un quarto d'ora ogni tanto e fai un episodio. Molto bello questa cosa. Dal 29, quindi storia di un'altra estate. Allora, cominciamo con la prima domanda, che dice: c'è qualcosa che cambieresti nel tuo percorso se potessi tornare indietro? Tra parentesi, comunque sei perfetto. con il cuoricino, però insomma chiede se qualcosa che cambieresti. Allora, devo dire che purtroppo io non sono perfetto, nessuno lo è. Io poi sono della Vergine e vorrei tanto esserlo, ma non ci riesco. No, però a parte gli scherzi, sai che forse non lo so, studierei un po' di più musica, ma per quello c'è sempre tempo, perché io non sono un po' un autodidatta. Ho studiato violino quando ero bambino, però ora sono molto più istintivo, quindi forse giusto quello, perché poi studiare serve sempre, però nel percorso no. Sono arrivato anche molto tardi ad ottenere alcuni risultati, ma perché probabilmente non ero maturo abbastanza, non ero pronto. Sono felice però di aver avuto anche questi tempi, anche un po' questa lentezza, perché questa lentezza mi ha permesso di gustarmi un po' di più le cose, ma anche di rimanere un po' più con i piedi per terra, di essere pronto a ricevere anche le diverse onde che questo mare, a volte in tempesta, ti fa arrivare addosso. E quindi no, non cambierei nulla, sono molto contento del percorso fatto finora. Sai che questa cosa qui del maturare con lentezza, quindi di diventare artista più maturo, lasciando passare il tempo in maniera naturale piuttosto che bruciare le tappe, è un argomento su cui si potrebbe parlare per ore, perché da una parte c'è la realtà, diciamo, dei talent, no? Che ti prende a 20 anni, ti butta con i riflettori della televisione, il tuo nome scritto gigante per 5 minuti, poi sei eliminato e torni a non essere nessuno e hai vissuto questa cosa che ti può anche far andare fuori di testa. Per cui ben venga chi dice, ma ti dico, nell'incontro sui DJ di prima c'erano DJ di alto valore come Ralfo, come Claudio Coccoluto, che dicevano: ci vuole del tempo per diventare bravi, non è che ti metti lì a mettere 2 dischi e sei immediatamente uno bravo, ci vuole allenamento come per fare il cantante. Dall'altra però ci sono quelli che all'epoca, cioè Pete Townsend degli Who, notoriamente disse: My Generation la scrive a 18 anni, non la puoi scrivere a 40. Certo. Qui, ma no? Credo che sia un tempo, no, per ogni cosa, non l'ho detto io per primo, però c'è un tempo appunto per scrivere, non lo so, canzoni
che hanno anche un certo impeto, che magari puoi avere, o una certa rabbia che magari hai a 18 anni. E poi magari ci sono le canzoni della disillusione che arrivano in un altro periodo dell'età, o canzoni più mature perché magari in qualche modo raccontano tutto un percorso di vita. La musica è un racconto di vita, quindi vivere. Ora io e te siamo due grandissimi fan di una band fatta da quattro ragazzini, erano dei ragazzini e a 27 anni avevano già finito la loro carriera di e questa cosa qui ovviamente poi però appartiene anche ad un altro tempo, non ti saprei dire, però credo che le canzoni che Lennon ha scritto a 30 anni non avrebbe mai potuto scriverle a 21, a 20. Certo. Quel tipo di maturità, quel tipo di immersione nella società, no? Quel volersi guardare intorno. Probabilmente, forse quando si è più giovani ci si guarda molto più dentro, c'è molto più io e poi lo sguardo talvolta si allarga, ma poi non è detto che beh, debba. Devo dire che a proposito, cioè, è esattamente, secondo me, diciamo, sono i due macro argomenti delle tue canzoni, nel senso che tu in questo album parli molto di te, delle tue sensazioni, della tua intimità, del tuo, quello che succede nel tuo cuore, però poi ti guardi intorno in canzoni come La lascio a voi questa domenica, come Il commerciante, cioè in cui dice racconti quello che vedi intorno a te, per cui alla fine il dentro e il fuori sono un po' gli argomenti. Sì, credo e spero mi accompagnino poi per tutti i prossimi anche album. Sì, è forse più proprio una... è anche quella della velocità e della lentezza, poi è proprio anche un'indole. Io poi sono per esempio un grandissimo fan, più che fan per me è quasi un parente, di Massimo Troisi, per esempio, che è cosa risaputa, insomma, era uno di quegli artisti che viveva, lui diceva, sul divano, a casa, non c'ho voglia di uscire, non voglio fare... Io non sono così, però... quel tipo di lentezza lì mi ha sempre affascinato. Ho pensato che comunque, almeno io credo di aver bisogno di tempo per scrivere, di isolarmi, di respirare, di avere un respiro. Quindi... Allora, Brigida ti chiede, fino a farci scomparire, che ricordiamo da oggi è il nuovo singolo, sempre tratto da questo album, però lei lo sa già e ti chiede, fino a farci scomparire, si è chiuso idealmente il cerchio dell'album Che vita meravigliosa. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro a livello di scrittura? Poi in realtà continua, cioè ti dà due opzioni, brani più introspettivi e di nicchia o qualcosa di più radiofonico e commerciale? Come se fosse brutto essere radiofonico e commerciale, in realtà è bellissimo fare brani radiofonici e commerciali. Sono cresciuto con questa divisione quando ho iniziato a fare musica, avevo questo mio amico chitarrista che era fissato con questa cosa. Mi diceva: non dobbiamo essere commerciali, non dobbiamo essere, perché commerciale era proprio un'accezione negativissima. Brutta, sì. Era dire sei un venduto, sei uno che fa musica solo per vendere dei dischi. Ed è una cosa che quelli che fanno questa divisione qua, io lo vedo anche con gli ascoltatori della radio, eccetera, dicono: non voglio sentire le cose commerciali, mettete i Led Zeppelin e i Pink Floyd, che hanno venduto 300 milioni di dischi. sono quelli che hanno venduto più di tutti. Esattamente, c'è più commerciali. Oppure quando ci sono dei grandi dischi che hanno venduto tanto e ci sono dei fan che però ti dicono sì, vabbè, però erano meglio quelli quando non... In realtà credo che poi ci sia sempre un motivo, no? Se delle canzoni arrivano a così tante persone è perché probabilmente sei riuscito a comunicare qualcosa in più rispetto al passato. Poi magari con le cose del passato c'è un tipo di ascolto più esclusivo, no? Quindi quella cosa lì...
è un ragionamento abbastanza comprensibile, però non lo so cosa arriverà in futuro. Io poi sto già scrivendo, è un po' un flusso continuo, poi ci sono dei momenti di silenzio e poi ci sono settimane in cui scrivi tante canzoni, quindi non so cosa arriverà in futuro. Sì, credo si stia chiudendo adesso questo cerchio di Che vita meravigliosa, ma come dicevi tu, e spero, poi sarà così, spero in qualche modo possa essere un album con un respiro molto, molto ampio. L'ho pensato così, e in un periodo come questo è difficile poi ottenere una cosa di questo tipo, no? Perché di solito adesso gli album durano veramente molto, molto poco, purtroppo. Invece devo dire che ho già avuto la fortuna di arrivare quasi a un anno di vita abbastanza intensa. Ma una domanda che voglio dire, io conosco bene chi ti segue discograficamente da ormai diversi anni e so che alla Carosello sono, come si suol dire, artist oriented, si dice, no? Cioè sono quelli che comunque ascoltano bene la musica dei loro artisti, sono molto concentrati sul loro repertorio. Allora mi è venuto in mente adesso di chiederti, ma quando tu hai fatto sentire questo album alla Carosello, a Dario, insomma, che reazione hanno avuto? Nel senso che un discografico oggi a cui viene fatto sentire un disco che adesso, a mesi dall'uscita, noi diciamo questo qui è un disco che dura. Lo capisce subito o dice boh, sì, bello, ma vediamo come va? Sì. Allora, devo dire, io ho iniziato a collaborare poi con Carosello proprio per questo aspetto qui. Perché quando portai Cosa siamo diventati, feci un po' il giro anche delle discografiche, delle più importanti discografiche italiane, e lì trovai un approccio molto diverso. Devo dire, senza nulla togliere agli altri, ma ricordo che Dario Giovannini ascoltò i brani dall'inizio alla fine, già qualcosa di... È già una notizia, certo. Dall'inizio alla fine... Quando cominciò a parlarmi di emozioni. E questo mi fece già subito capire che... e devo dire anche che non me lo aspettavo. Dico anche questa cosa. Nel senso che avevo avuto un'impressione di una persona molto tosta lì che ascoltava. Quindi mi aspettavo un altro tipo di ragionamento in quel momento. Invece mi arrivò subito un discorso sulle emozioni, sulle sensazioni che provava nel sentire quelle canzoni. Allora pensai, ok, forse ho trovato casa. Ed è la stessa cosa che è successa sempre con le mie canzoni, che sono orientate sempre in quella direzione lì dell'emotività, no? Nella maggior parte poi dei casi. E quindi ci sono stati diversi step. Perché all'inizio tu fai sentire quei provinacci che ti fai a casa, che io mi faccio a casa da solo, sono provini in cui devi avere anche una certa immaginazione. Io poi, la difficoltà dell'artista qual è? Che l'artista molto spesso sente già tutto nella sua testa, quindi quando ti fa ascoltare qualcosa ha un ascolto viziato da ciò che ha dall'orchestra che sta suonando nella sua testa. E invece chi ascolta è lì e magari sente una chitarraccia brutta, un piano, tutto anche quello, e dei suoni tutti distorti. Quindi anche motivo per cui molti preferiscono fare il chitarra e voce o il piano e voce e lasciare libera interpretazione a chi ascolta. Devo dire che ci sono stati diversi step. Da subito abbiamo capito che c'era l'album. E questo già è una notizia, perché poi, no, quando ascolti delle cose magari può succedere che qualcuno ti dica ok, continuiamo a lavorare, continuiamo a scrivere, perché secondo me forse ancora non c'è, non ci sono i brani per un album intero. Invece abbiamo subito capito che l'album c'era, e poi c'è stato lo step di individuare anche la persona
con cui provare a sviluppare quelle idee che poi abbiamo identificato con Tommaso Colliva. E poi ci sono stati gli altri ascolti, quelli in studio. E lì devo dire un ricordo bellissimo di Dario, che stava ascoltando Che vita meravigliosa, che aveva già sentito nel provino chitarra e voce. Stava ascoltando Che vita meravigliosa, ebbe proprio un moto di gioia energica. E cominciò a fare bellissimo, bellissimo, a darmi pacche sulla schiena, perché sentiva qualcosa che lo emozionava e che secondo lui era qualcosa di molto forte. E devo dire, poi le cose sono andate molto molto bene, quindi bene. Un disco che rimane. Allora, dunque, un'altra domanda interessante di Luigi da Lugano, artista emergente ventenne, che ti chiede: come sei riuscito a conciliare studio universitario e musica? È interessante questo. Mi sono laureato dopo un sacco di anni, così ho fatto. Però ti sei laureato? Sì. Ah, che bravo! Mi sono laureato, credo di averci messo poi alla fine 6 anni, tipo 6-7 anni. Beh, in cosa? Sono laureato alla DAMS, anche tu, no? Sì, anch'io, però io invece sono uno di quelli che si è fermato a meno 3 esami dalla laurea, No, perché grazie. Ma è una cosa che, guarda, è una cosa a cui avevo pensato anche io, sinceramente. Perché poi la questione musicale cresceva sempre di più. E al DAMS coltivavo un'altra passione, che era quella del cinema, un'altra mia grande Dunque, passione. il DAMS dove? A Bologna o Roma. a Roma, ok. All'epoca mia c'era solo a Bologna, per cui. Insomma, infatti ero, quando io dopo il liceo scientifico sperimentale internazionale, sono andato al DAMS e tutti mi guardavano come: ma sei pazzo, ma cosa, lettere e filosofia, con questo salto è assurdo, vabbè, tutti questi discorsi. Però io ho sentito a un certo punto proprio questo richiamo, cioè ho sentito, avevo bisogno di studiare qualcosa che avesse a che fare con l'essere umano. E quindi devo dire, sono stati degli studi molto belli, soprattutto per quello, più che per uno sbocco lavorativo. Li ho visti come qualcosa che in qualche modo mi arricchiva umanamente e mi avvicinava anche a una conoscenza dell'essere umano più approfondita. Quindi ho continuato a studiare. A un certo punto, come ti stavo dicendo, anche io stavo per un po' mollare, però poi ho detto, devo dire proprio la verità, ho deciso di laurearmi più per i miei genitori, che mi dicevano: va bene, mia madre diceva Il sì. pezzo di carta. Fai il musicista, fai quello che vuoi tu, sappi che sarà difficile, dura, noi siamo con te, però magari ormai la laurea, sei vicino alla laurea, laureati, che dai, almeno è alla fine, quindi l'ho fatto forse più per loro, mi sono laureato nel 2007, credo. Ah, vabbè, comunque diciamo che prima di cominciare, diciamo, la carriera discografica, perché. Stavo lavorando al mio primo, quello che poi sarebbe diventato il mio primo album, però avrei dovuto poi da lì fare ancora un bel po' di strada per arrivare a Forse sono pazzo, che era il primo album. Senti, c'è un'altra domanda che dice: vorrei chiedere a Diodato quale canzone preferisce cantare in concerto, tra tutte, proprio la canzone, quella che tu dici: ah, finalmente adesso è il momento di questa. Ma sai che ora, non perché. Però l'ho detto poi in questi giorni anche sui social, quest'estate ho sentito un'emozione molto forte proprio nel cantare fino a farci scomparire. Ma sai che l'ho sentita anch'io quando te la sentivo cantare? Io ho visto 2 concerti tuoi, quello di Taranto, di Grottaglia, e quello di Milano. E infatti, quando l'altro giorno ho letto che Fino a farsi scomparire è diventata il nuovo singolo, ho detto: ma come, non lo era già? Cioè, per me è comunque una canzone centrale, no? Degli ultimi mesi. Devo dire che proprio live quest'estate sentivo qualcosa
che mi riempiva di energia. Ed è anche il motivo per cui poi ho voluto fortemente fosse singolo anche questa canzone. Però sicuramente al momento direi questa. Bene, bene. Senti, io direi che ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno fatto domande, vediamo se c'è qualcos'altro. Va bene, no, niente, a posto. E anche perché effettivamente sono le 6, alle 6 dobbiamo lasciare la linea. Ricordiamo che dal 29 su Rai Play c'è questa docuserie in, hai detto, 10 puntate? 8 puntate. 8 puntate che si chiama Storia di un'altra estate per rivivere un po' le emozioni del tour di Antonio Diodato. Antonio, noi speriamo tanto di rivederci e riabbracciarci quando si potrà. Speriamo presto, dai. Di Teniamo persona. duro. Speriamo presto. Nel frattempo, se continuate a seguire il Milano Music Week, ci saranno le repliche di tutti i vari showcase di questi giorni, Busta, Francesco Gabbani, Boro Boro, eccetera. Domani il concerto di cui parlava Antonio prima, cioè il concerto su John Lennon. Che è durato 3 ore e 40 canzoni, perché sai, perché voi musicisti siete bulimici, come cominciate? Cioè, Sì. Ma sai cosa? facciamo due. Più o meno sarà andata così. Allora facciamo questa, 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 questa e questa. E poi qualcuno diceva: scusate, ma questa? Ma perché quest'altra? E con Lennon è così. Come fai a escludere alcune canzoni? Quindi dica. E poi quando quella sera lì sono andato lì, ho detto: beh, allora chi è che la fa Mind Games? Non c'è. Come non c'è? Ne fai 40. Stato tu, ci sarebbe stato anche Mind Games. Capito? Cioè, ne fai 40 e magari ti dimentichi quella. Vabbè, comunque, diciamo da domani a mezzogiorno sul sito di Live Hall, che è quelle che sono la casa di produzione del concerto, c'è di nuovo tutto il concerto visibile per solo 24 ore, per cui insomma voglio dire ci sono ancora tante cose in questa ultima giornata di Milano Music Week. Ti ringrazio tanto Antonio, ci vediamo presto, Grazie a voi e rivediamoci presto, vai. arrivederci, buona continuazione, ciao ciao.